Ciao amici, adesso facciamo l'arpeggio con il barré, quindi continuiamo le lezioni con il barré e in questo caso usiamo un arpeggio, quindi l'arpeggio è questo. Le note sono queste. Sempre al quinto capotasto, quindi siamo in La minore. E il totale dell'esercizio è questo. E abbiamo l'ausilio grafico. Adesso amici passiamo all'esercizio numero 2, sempre arpeggio con barré. Siamo alla terza posizione, quindi in sol minore. L'arpeggio è molto semplice. Le note sono queste. Insieme all'arpeggio viene questo. Con l'ausilio grafico. Esercizio numero 3, è sempre un arpeggio con il barré. Abbiamo la settima posizione, quindi siamo in Si minore. Questo arpeggio questa volta è di due tipi, quindi l'esercizio è un po' più complesso. I primi due arpeggi sono discendenti, gli altri due arpeggi sono ascendenti. Quindi due volte e due volte. Le note sono c'è l'ausilio grafico. Siamo all'esercizio numero 4, il finale di questa serie di arpeggi con barré. Siamo al quinto capotasto, quindi in La minore. E gli arpeggi sono leggermente più complessi perché sono doppie terzine. Quindi le note sono sempre più o meno come quelle dell'esercizio precedente. Quindi
con lo xilografico e saluto per la prossima lezione, sempre con degli arpeggi un po' più complessi. Ciao!